Il tuo giudizio rispetto a queste lezioni? Sono sicuramente utili perché i professori possono comunque caricarci quello che è del materiale aggiuntivo e possono spiegarci le lezioni anche se noi siamo assenti o comunque se la scuola è impraticabile, tipo in questo momento che appunto è chiusa, e ci sono sicuramente dei materiali in più e delle spiegazioni tramite i video che sono molto ben fatte e molto utili. Giada, è importante con le scuole chiuse non interrompere la formazione? Sì, è necessario continuare comunque che i professori ci inviano materiale, anche perché quest'anno noi avremo gli esami di Stato e quindi è necessario comunque rimanere aggiornati con il programma. Per gli studenti di Sondrio le lezioni proseguono nonostante la chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus. Il liceo Piazzi Elena Perpenti di Sondrio ha attivato la piattaforma Google Suite per offrire a 140 studenti delle classi quinte che si apprestano ad affrontare l'esame di maturità la continuità didattica, un'opportunità di formazione a distanza elaborata dal Centro di Supporto Territoriale di Sondrio. Il nostro liceo, insieme al CTS di Sondrio, ha un'esperienza ormai di 6 anni sull'uso di queste tecnologie affidabili e sicure e le nostre ragazze e i docenti hanno da tempo e utilizzano da tempo questa modalità che si chiama formazione a distanza. Cosa si fa con questa piattaforma? Si condividono materiali, si interagisce con lo studente e gli studenti interagiscono tra loro, interagiscono i docenti. Si attuano delle tecniche di podcast, ovvero sia di trasmissione di video registrati prima, oppure di conference call, ovvero sia chiamate in diretta dove gli studenti dialogano tra di loro e dialogano con l'insegnante durante l'esposizione di un argomento, come se si fosse in classe, esattamente come essere in classe, solo che si è in ambiente domestico. Se vi fosse la proroga della chiusura degli istituti scolastici anche la prossima settimana, questo metodo di formazione potrebbe estendersi in provincia di Sondrio? Ne ho già parlato con il dirigente scolastico, il professor Angelo Grassi, sicuramente lo estenderemo sia al primo biennio che al secondo biennio.